Con l'uscita delle carrozze del Senato a Palazzo degli Elefanti e la processione dell'offerta della cera lungo via Etnea è entrata nel vivo a Catania la festa di Sant'Agata. Due le berline settecentesche e ogni anno c'è attesa per sapere chi salirà sulle prestigiose antiche carrozze. Oggi, nella prima, la più piccola, gli assessori Pasqua, Torrisi, Pesce, Vaccaro e il segretario generale del comune Gaspare Nicotri. Nella seconda il sindaco Raffaele Stancanelli, il presidente del consiglio comunale Marco Consoli, gli assessori Bonaccorsi, Cinque Grana, il presidente dei festeggiamenti Luigi Maina e due emozionatissimi e imbarazzatissimi ragazzini dell'oratorio della Salette di San Cristoforo. Che sensazione è salire sulla carrozza del Senato? È una bella sensazione, è un'esperienza nuova. Ah, ma sei stata scelta per salire sulla carrozza del Senato, che significa per te? No, niente, mi sono emozionata, è bella. Sei contenta? Sì. Il villaggio Sant'Agata entra da protagonista nella festa della patrona di Catania con la candelora del quartiere che da quest'anno è stata ammessa a sfilare con le storiche candelore che da 11 diventano 12. Segno, spiega il sindaco, che la festa vuole aprirsi sempre più ai quartieri. Stamattina c'erano centinaia di abitanti del villaggio Sant'Agata felici per questa loro appartenenza alla chiesa catanese. Avere scelto che assieme alla cittadinanza ci siano nella carrozza anche dei giovani che rappresentano quest'anno il quartiere di San Cristoforo, penso che sia significativo anche della speranza che noi dobbiamo dare ai giovani, specialmente dei quartieri che più hanno bisogno. La processione si è snodata lungo via Etnea sino a piazza Stesicoro. Davanti la chiesa di San Biagio l'arcivescovo di Catania Salvatore Gristina per l'incontro tra le autorità cittadine e quelle religiose.